Grande festa alla Villa Nuova di Cosenza che, oltre che dai mercatini di Natale, è stata animata da musica e canti in un'atmosfera suggestiva di pace e serenità. Prezioso il contributo dell'Istituto Comprensivo Don Milani de Matera, che ha partecipato con il coro di voci bianche delle quinte classi della scuola primaria, guidato da Sabrina Martire, e con l'orchestra strumentale della scuola secondaria di primo grado, diretta da Gianfranco Rota. Sono felicissima di iniziare con il coro dei bambini al quale il sindaco tiene quest'anno e ha dedicato questo Natale, per cui i mercatini si allargano un po' ad un villaggio di Natale dedicato proprio a loro. Quindi stasera ci sarà il coro della Don Milani con l'orchestra e a seguire anche uno spettacolo per i bambini. Questo è il primo evento di una lunga serie, nel senso che fino a 24 avremo anche le altre scuole di Cosenza che parteciperanno. Li ho volute coinvolgere in prima persona perché il Natale è loro, la magia del Natale è dei bambini, quindi diamo a loro la giusta atmosfera. Nel corso della serata le animazioni per grandi e piccini sono state un piacevole preludio delle buone feste cosentine che, come tradizione vuole, inizieranno con l'accensione dell'albero di Natale nel giorno dell'Immacolata. I'm